responsabile. Consumo, solo consumo consapevole, che cos'è? Consumo consapevole, responsabile, andare, innanzitutto secondo me, chilometro zero. Sai che oggi per trasportare la merce c'è bisogno di un costo sia economico ma sia ambientale, perché tanto il trasporto consiste sempre in un grosso sforzo, e quindi un consumo sostenibile sicuramente a chilometro zero, a pochi chilometri, e sempre materiali, diciamo, idonei all'ambiente. Anche una coltivazione che sfrutta molte energie, una produzione alimentare che sfrutta molte energie, è una coltivazione che ovviamente è più costosa sia dal punto di vista ambientale ma economico. L'attenzione, la sensibilità nel cercare di scegliere il prodotto in maniera consapevole, in ottica di rispetto dell'ambiente, in ottica di rispetto delle persone, in ottica di rispetto dei criteri di lavoro, comincia a essere parte delle scelte degli acquisti, e anche nell'ambito delle vacanze. Lettura dell'etichetta e ricerca in più profondità possibile di informazioni sugli ingredienti, i componenti, soprattutto limitare il pregiudizio in tutti i sensi. Cioè, forse c'è una maggiore diffusione di informazioni su, non so, alimenti che fanno, diciamo, forse ecco, sulla lettura delle etichette e sul consapevole, però mi sembra che si sono rafforzate delle tendenze, mi sembra che le famiglie acquistino, non abbiano mai smesso di acquistare cibi preconfezionati, surgelati, eccetera, eccetera. Poi per il resto non saprei dire se c'è stato un cambio di tendenza, c'è sicuramente una maggiore possibilità informativa. Magari semplicemente pensando al cibo, se uno usasse i prodotti locali con la loro stagionalità, eviteremmo i viaggi che fanno magari certi cibi 2 o 3 volte il giro del mondo prima che arrivino sulla tavola nostra, per esempio. Dipende dai settori, dipende da dove vivi, dipende, perché vivendo in certe località c'è meno scelta, c'è meno opportunità, quindi usi quello che trovi e basta. Il consumo consapevole secondo me è principalmente l'alimentare, che è anche il settore nostro come semente, quindi sicuramente la revisione della dieta in base alla piramide alimentare, quindi ortaggi, legumi, frutta, verdura dominanti, con un utilizzo della carne, dei latticini, delle uova. C'è molta più attenzione, molta più informazione, cioè c'è sempre la ricerca dell'informazione sul prodotto che andiamo acquistando. Io abito qui in Umbria, quindi sì, ci sono, da un punto di vista alimentare, ci sono tante anche cooperative agricole che fanno prodotti solidari e biologici. Funzionano, sono stata anche fruitrice in qualche modo di alcuni gruppi d'acquisto solidale. Forse in più al controllo della qualità dei prodotti. Questo modello di sviluppo senza crescita non ci permette di migliorare, e stiamo eccessivamente dando importanza al consumo pur che sia, senza mettere a fuoco invece che cosa significherebbe la qualità dei consumi, che migliorerebbe in ogni caso le qualità di vita in maniera superiore.